Agostino Caputo, presidente della NAI, ventesima edizione della Corrisernia, grandissime emozioni. Assolutamente sì, questa è stata un'emozione, una bellissima ventesima edizione, formidabile, speciale, a livello di numeri, a livello di risultati e di partecipazione degli atleti importantissimi che abbiamo avuto l'onore di ospitare a Isernia. Per le scuole ringrazio chiaramente i dirigenti scolastici, i collaboratori, gli insegnanti, le maestre, tutte che hanno consentito di far venire a Isernia come l'anno scorso, del resto tantissimi, parliamo di quasi 2000 persone tra accompagnatori, alunni e tutti quanti, quindi va il nostro ringraziamento a loro, ringraziamento così come va al nostro tecnico Luciano Di Pardo che ogni anno riesce a portare a Isernia tantissimi atleti di livello internazionale, Pietro Arese, Lugo Luca Cavalli e tantissimi altri. Sicuramente la gara l'americana e il miglio delle donne sono il avete raggiunto il top per quanto riguarda le iscrizioni, con atleti che hanno preso parte anche alle Olimpiadi, quindi di meglio non si poteva fare. Eh sì, noi cerchiamo di fare un evento a 360 gradi, quindi curiamo un attimino tutto l'aspetto sociale, culturale e sportivo ad alti livelli. Non è facile vedere nel Molise atleti di questa caratura, quindi ripeto, grazie a Luciano Di Pardo e anche all'amico Stefano Ciallella che ci danno la possibilità, essendo stati degli atleti di altissimo livello, di riuscire a portare qua. Il nostro evento coinvolge anche la gara competitiva amatoriale e anche quest'anno, con i numeri tra competitiva e non competitiva, siamo oltre 300 partecipanti, quindi insomma il tutto veramente è stato condito alla perfezione. Ringrazio le autorità, ringrazio la regione Molise, ringrazio il comune di Isernia dalla giunta per il sostegno che ci danno e i nostri sponsor, i partner commerciali che sono importantissimi, senza il loro apporto non potremmo mettere su uno spettacolo del genere.